È una di quelle cene che hanno uno dei più grandi successi nella città. Noi deve ancora uscire ufficialmente la data, fra virgolette, e abbiamo già il sold out. È nata da un'idea che abbiamo avuto l'anno scorso per creare un menù insieme con i giocatori. Quindi ho riproposto questa cosa, è stata accettata molto volentieri dalla società e abbiamo appena fatto una lezione. Quindi il menù di quella sera sarà su suggerimento delle ricette che ci hanno dato, nel caso, il portiere Viviano e Valdifiori. Noi come istituto lavoriamo molto per beneficenza e quindi cerchiamo di essere sul territorio con tutte le nostre iniziative. La LILT è una cosa molto sentita e, come dicevo, è il quarto anno in cui la società, la SPAL, l'alberghiero e la LILT si uniscono per questo avvenimento. Ma l'idea l'ho visto cucinare nonna, sono romagnolo, è un passatello con carciofi crudo su una fonduta di squacquerone. Spero sia venuto bene, poi dopo il 21 febbraio a cena lo assaggiamo, poi sarà un giudizio finale. Oggi mi hanno aiutato, quindi è stato un bel vantaggio anche quello, questi ragazzi, questo chef, sono messi a disposizione subito. Abbiamo un chef cracco? No, Cannavacciuolo, il più grosso. Come ci descriveresti il tuo piatto? Allora, il peposo praticamente è una sorta di spezzatino tipico delle nostre parti, originario dell'Impruneta, esattamente. Infatti ci siamo sentiti, mi ha mandato le ricette di sua mamma, quindi lo faremo assolutamente secondo la tradizione e la riproporremo mettendoci del nostro sulla decorazione e tutto. È una carne di muscolo cotta diverse ore, condita con vino rosso e il pepe. Poi un po' di purè semplice, solo passato di patate con aglio e dei fagiolini, come si chiamano, cannellini fatti all'uccelletta col pomodoro. Una descrizione perfetta. Perfetta, quasi meglio di quelli veri. Quindi avrai una professione anche per il futuro? No, in realtà io sono figlio di cuochi, ma in realtà non mi piace cucinare, piace mangiare tanto, sì, sperimentare, ma cucinare no. Quando i ragazzi vedono lavorare, lavorano e vedono i loro idoli che si mettono con loro a pasticciare, secondo me è una lezione che va al di là di tutto ed è quello che rimane. Ah, com'è stata la mattinata? Un po' cambiare ruolo in un certo senso? Sì, mi sono divertito, è stata una bella mattinata, quindi ben vengono appunto queste mattinate per staccare un po' anche la testa, a volte la spina dal campo, quindi è una nuova realtà, quindi sono molto contento di essere venuto qui. Noi fondamentalmente stamattina abbiamo fatto una lezione, solo che invece del prof, che di solito è il rompi che deve dire le cose giusto per, in questo caso è stata fatta con i ragazzi che sono stati veramente splendidi perché hanno collaborato, ci eravamo sentiti, ci eravamo visti per creare insieme qualche cosa.